Perché oggi basta euro? Perché questa Europa, questa moneta unica sono un crimine contro l'umanità, perché hanno fatto strage, peggio dei panzer nazisti, di imprese, di artigiani, di agricoltori, di pensionati, di operai, di stipendi. Abbiamo un livello di fame e di disoccupazione che neanche alla fine della Seconda Guerra Mondiale erano messi così, e quindi solo un cretino, dopo 10 anni di cura euro, può non rendersi conto del fatto che l'euro è la prima barbarie contro i lavoratori e contro l'Europa. La Lega è per l'Europa dei territori, delle identità, delle patrie, però padroni a casa nostra, non è che Bruxelles ci debba dire come dobbiamo morire, basta. E quindi sono contento di riempire le sale con centinaia di persone a discutere di quello che ci hanno tenuto nascosto per anni. Dobbiamo tornare padroni a casa nostra, padroni della nostra economia, dei nostri stipendi, della nostra moneta. E per gli altri ci saranno dei processi e quindi poi sarà il popolo a decidere chi vive e chi non vive. Chi sono e quali sono, allora, chi sono i principali responsabili e quali sono le principali responsabilità dell'attuale governo? Ma più che dell'attuale governo, torniamo indietro di qualche anno, i Prodi, i Berlusconi, i Monti, i pseudoeconomisti, i giornalisti complici, tutti quelli, l'euro è bello, lavoreremo di meno, guadagneremo di più, saremo tutti più ricchi e più simpatici, abbiamo un tasso di disoccupazione che ci riporta indietro di 40 anni. Quindi poi non do le colpe ai governi Letta, agli Alfano, sono degli esecutori di ordini che arrivano da altre parti, adesso però è il popolo che si deve svegliare, quindi sono gli artigiani, sono i disoccupati, sono i cassintegrati, sono gli infermieri, sono i maestri di sci e gli agricoltori che devono venire con noi a Bruxelles e ribaltare questa Europa. La Lega chi sente più vicino come prospettiva anti-euro? Il Movimento 5 Stelle o partiti d'Oltralpe come il Fronte Nazionale di Marine Le Pen? Ma in Italia vedo solo chiacchieroni sia a destra che a sinistra. In Europa c'è gente che tira fuori le palle, in Austria, in Francia, in Svezia, in Danimarca, in Olanda, e noi con la gente che ha coraggio e che crede nell'Europa, ma in un'Europa non serva delle banche, ma serva dei cittadini, noi ci stiamo. Quindi se un'alleata si chiama Marine Le Pen, viva Marine Le Pen. Ma Marine Le Pen guarda anche con un certo favore adesso a est, verso Mosca, è vero che state esaminando questa prospettiva come Lega? Beh, insomma, se non c'è stata una guerra folle in Siria è grazie a Putin, non grazie a qualcun altro. Quindi se l'Europa, l'Unione Europea, se l'asse Parigi, ma soprattutto Berlino ci ha portato al disastro di oggi, guardare a est e non più solo a ovest penso sia una necessità. È vero che è possibile mettere insieme un grande fronte europeo contro Bruxelles? Penso sia la maggioranza dei cittadini che la pensa così, anche in Italia. Poi magari votano PD, PDL, la Rava o la Fava. Però il prestinaio, il barbiere o il disoccupato si rende conto che l'euro l'ha massacrato. Quindi io sono convinto che la stragrande maggioranza degli italiani abbia capito che è stato un colpo di Stato, che è stata una truffa di dimensioni colossali, qualcuno pagherà. La Lega non è disposta a tacere, abbiamo sempre votato contro le euro porcate da 15 anni a questa parte, a maggior ragione adesso spingiamo sull'acceleratore. Questo significa che la Lega promuoverà un referendum contro l'euro? La Costituzione italiana è così democratica che ci impedisce ai cittadini di votare sulle tematiche europee, però le elezioni europee potranno essere un referendum, pro o contro l'euro. La Lega si schiera chiaramente contro questo strumento di morte, perché si tratta di uno strumento di morte, ripeto, come i panzer nazisti della Seconda Guerra Mondiale. E poi perché no, magari proporremo anche dei referendum consultivi, ma cosa pensa la gente lo sappiamo, lo dicono i sondaggi, si capisce girando per strada, non occorre un referendum. Qual è il Movimento 5 Stelle, come lo percepite nei confronti dell'euro? Può essere un alleato della Lega? Secondo me il Movimento 5 Stelle non percepisce se stesso, nel senso che riescono a dire tutto il contrario di tutto, ma sull'euro, sull'immigrazione, sulle pensioni, sulla riforma Fornero, dicono A, B e C. Sull'euro si dice o sì o no. Non ci sono vie di mezzo, noi diciamo no, perché 10 anni ci hanno dimostrato che è una truffa, punto. Senti, Toni Alfano, lo vedi come un alleato possibile per il futuro? Mi interessa poco di Alfano, siamo qua a parlare di cose più importanti che non delle beghe. In prospettiva come? In prospettiva, ripeto, più che sulle tematiche nazionali, noi continuiamo a essere, il mio motto sarà indipendenti da Roma e da Bruxelles. Quindi va bene la battaglia per gli sprechi in Italia, però chiunque taccia su Bruxelles le euro porcate non può dialogare con la Lega. E quindi prima ci dicano come intendono smontare e rimontare l'Europa, poi vedremo con chi dialogare. Quindi non ti ricandiderai al prossimo europeo? Dipende, se c'è voglia di andare in Europa a disfare tutto, a ridiscutere tutto e a ricostruire qualcosa di nuovo ci sono.
se dovessimo andare in Europa per mettere una toppa ogni tanto, no. Ma io penso che la Lega abbia scelto di giocarsi la partita della vita contro il mostro che c'è a Bruxelles, che c'è a Berlino, e quindi se c'è da combattere ci sono.